Grazie. Allora, questo ordine del giorno è un ordine del giorno collegato proprio a un emendamento della legge di stabilità di quest'anno e riguarda un emendamento approvato in cui stanziamo delle somme alla legge regionale numero 4 del 2008. È una legge sul sistema della pesca che richiama a delle attività connesse alla pesca, in particolare, come insomma già da tempo mi sto prodigando, è quello di dare la possibilità a chi voglia portare avanti delle attività connesse alla pesca, abbia la possibilità tramite una norma che la Regione Lazio ha e ha un regolamento che la Regione Lazio già ha, quindi non è stata necessaria un intervento normativo perché la norma già esiste anche il regolamento. Ma purtroppo, insomma, come spesso succede, perché non si può finanziare tutto, era rimasto non finanziato. Ora questo piccolo finanziamento c'è, è un fondo destinato alla riconversione e all'ammodernamento delle imbarcazioni da pesca che intendono portare avanti attività connesse, ma anche appunto per essere competitivi e poter acquistare quelle strumentazioni innovative che renderebbero la nostra pesca sicuramente a minor impatto e ovviamente anche una possibilità di introiti diversa da quello che sia esclusivamente lo sfruttamento intensivo del pescato. Questa è una volontà, una richiesta appunto alla Giunta di porre un accento a quello che è una richiesta del territorio. Abbiamo inserito la pescaturismo tra i fondi europei, lo abbiamo inserito nel piano triennale del turismo e cerchiamo di portare avanti una discussione integrata tra i vari assessorati e quello che poi ci viene dal territorio. Riteniamo che sia stato importante sgravare questa categoria dai balzelli regionali proprio in questa annualità che li ha visti appunto colpiti anche loro dalla crisi economica del Covid, però noi vorremmo che le nostre marinerie, le nostre flotte potessero, grazie a questo fondo, che è un fondo rotativo tra le altre cose, che quindi si autoalimenterebbe con appunto l'accesso da parte degli interessati, dare un segnale di voler appoggiare questa attività imprenditoriale economica anche in maniera come per esempio stiamo facendo e abbiamo fatto con l'agricoltura. Riteniamo che anche la pesca vada incentivata e accompagnata in questo suo percorso di riqualificazione e diversificazione. Grazie, Presidente.